Ciao ragazze e ragazzi e benvenuti in questo nuovo video su Crypto Investing Guide. Naturalmente ci troviamo di fronte a domenica 21 luglio, chiusura settimanale e naturalmente aggiornamento della situazione del prezzo che per il momento negli ultimi mesi non ha dato molto perché come potete vedere siamo in barra di congestione o comunque lateralmente, movimento laterale, ma vediamo che cosa vuol dire questo cerchio all'interno di questa candela con una ombreggiatura, con una shadow abbastanza ampia che naturalmente dà forza a un certo segnale. Ma prima di parlare naturalmente del prezzo di Bitcoin, vi invito sempre ad iscrivervi al canale, ad attivare la campanellina e naturalmente a lasciare più like possibili per incrementare la quotazione del canale all'interno dell'algoritmo di YouTube. Quindi torniamo sicuramente a Bitcoin. Parliamo naturalmente del grafico che state osservando e che, come potete osservare, io ho indicato naturalmente una situazione di una candela abbastanza forte. Vedete questo segnale di Hammer con una shadow abbastanza potente che mi invito comunque a studiare, visto che comunque questi video non sono consigli finanziari ma sono sempre legati a una certa formazione, a una certa discussione tra di noi per cercare di capire più possibile quale potrebbe essere a livello statistico e non assoluto, ma con una certa ponderare comunque in modo più logico possibile il prezzo futuro col maggiore, diciamo, vantaggio statistico dalla nostra parte. Questo naturalmente avviene considerando che questa candela, che è un hammer con una shadow potente, quindi ha toccato i $50.000 e poi è stato tutto assorbito, questo su all'interno di una barra di congestione vuol dire praticamente che se il prezzo dovesse andare a rompere il valore di massimo che io indico con questa freccia all'intorno dei $74.000, che è il punto di picco che non ha neanche quasi toccato, se dovesse rompersi a livello di Fibonacci potremmo andare a toccare progressivamente i $90.000, poi i 96 e successivamente 107, perché no anche ulteriori estensioni potenzialmente future, fino a, naturalmente ad arrivare a valori inimmaginabili. Naturalmente sono delle discussioni che stiamo facendo basate sulle dati storici o di come si dovrebbe comportare il prezzo di Bitcoin se dovesse andare a rompere certe condizioni di prezzo. Questo naturalmente vediamo che questa candela a livello mensile, e vi ricordo sempre che guardare le candele di un grafico a candela mensile sono molto più potenti, molto più forti rispetto a guardare le candele orarie, giornaliere o altro. Quindi in questa circostanza sicuramente questa candela ha un peso più forte nella vostra analisi e quindi nelle vostre personali decisioni. Fatto ciò, questa analisi, dobbiamo dire sicuramente che il prezzo di Bitcoin per il momento, seppur ha mosso lungo una direzione di barra di congestione, l'ha fatto anche in precedenza. E come potete osservare, scusate, cancello naturalmente e mi muovo all'interno del grafico, vedete anche in precedenza qui dal aprile 2023 fino a settembre 2023 si è mosso lateralmente, sì, ha oscillato dai 30.000 fino ad arrivare a $24.000, ma in linea di massima questo non può essere identificato come un ritracciamento, ossia un abbassamento del prezzo. Quindi in questo momento il prezzo di Bitcoin non ha subito assolutamente un ritracciamento, si è soltanto mosso lateralmente tra un range di prezzo più o meno ampio, e le condizioni di questa candela abbastanza forte, abbastanza diciamo importante, dimostra che il prezzo potrebbe muoversi nella direzione lungo la parte di rialzo, quindi andando a rompere questo valore di massimo di $74.000. Quindi dal punto di vista statistico potremmo dire che abbiamo un 65-70% di possibilità che questa candela confermi il fatto che vada a rompere, e se rompe naturalmente il precedente massimo indicato con questa linea tratteggiata, potrebbe andare veramente ad esplodere il prezzo andando verso i 100.000 o comunque nell'intorno di quella fascia di prezzo. Questo naturalmente è tutto naturalmente di probabilità che sta dalla nostra parte grazie alla conoscenza dell'analisi fondamentale delle candele. Quindi l'analisi tecnica delle candele vi dà un aiuto per comprendere se aprire posizioni nel lungo termine ribassiste o rialziste. Per sicurezza naturalmente vi mostro dei siti che naturalmente danno spiegazione a livello forex sul significato della candela Hammer, per essere il più preciso nei vostri confronti possibile.
Naturalmente l'hammer o martello, vedete qui indicata, cerchiata, candela con ombra molto ampia, un corpo molto piccolo, come detto, serve ad indicare un'inversione di rialzista di un trend discendente. Trend discendente che fino adesso non è che possiamo dire che c'è stato, quindi diciamo la definizione a pieno non è confermata. Per questo bisogna sempre prendere con le molle e assumersi determinati rischi nell'analisi e nelle possibili scelte che voi andrete a fare. Ma comunque sia, solo perché vi consiglio di studiare, leggere attentamente le indicazioni del significato della candela, diciamo che la sua forma suggerisce che i venditori hanno provato a spingere verso il basso il prezzo, in questo caso, prezzo che poi è stato respinto perché questa ombra, questa candela, ve la rimostro naturalmente, questa è stata abbastanza ampia e non ha subito praticamente, non sono riusciti a rompere al di sotto i 52.000 dollari e quindi il prezzo è stato riassorbito e adesso sta tendendo ad andare sempre più su. Quindi i compratori hanno resistito e sono riusciti a spingerlo verso l'alto, stoppando praticamente il ribasso, fino quindi a raggiungere i massimi o dell'intorno dei prezzi massimi precedenti. Questo fa supporre che la forza dei venditori ormai potrebbe essere anche esaurita e che presto il dominio del mercato potrebbe passare nelle mani dei rialzisti, quindi che prima era dei venditori, giusto? Importante. Quindi, a prescindere che la candela sia rossa o verde, in ogni caso l'hammer segnala che il trend ribassista ha perso forza e convinzione, quindi ci potrebbe essere un'inversione di tendenza. Inversione di tendenza che potrebbe essere sempre più forte guardando il grafico come esplosione direzionale, naturalmente considerando la quantità di ordine che ci possono essere dai 74.000 dollari, magari un vuoto che potrebbe essere colmato da una salita perentonea, proprio molto forte, un'impennata praticamente del prezzo verso i 100.000 o anche più. Considerando anche le condizioni delle estensioni di Fibonacci, potrebbero veramente arrivare anche 108.000 dollari o addirittura anche di più. Quindi questa è l'indicazione dell'analisi della candela di hammer di inversione di trend da ribassista o con barra di congestione a rialzista, che potrebbe essere dalla parte del rialzo. Andiamo a vedere naturalmente anche Ethereum, la situazione sembra anche similare, seppur ancora non ha chiuso il ciclo e la barra di congestione è abbastanza un po' diversa rispetto alle condizioni delle candele mensili rispetto a Bitcoin. Comunque sia, sicuramente seguirà il trend anche di Bitcoin, comunque di solito lo fanno insieme e le salite sono analoghe, naturalmente con prezzi diversi. Per quanto riguarda invece BNB, vedete il grafico è anch'esso, presenta un corpo molto piccolo con un'ombra molto ampia dai 440 dollari ritornata a 580 e addirittura nella candela mensile precedente si è arrivato a toccare i 720 dollari per poi essere riassorbiti, quindi potrebbe essere anche una barra di congestione con una sorta di movimento laterale di BNB tra i 667 dollari e i 570 dollari, potrebbe muoversi praticamente in questo range, salvo naturalmente che possa il mercato esplodere con il discorso anche di Bitcoin. Ma andiamo a vedere anche Solana contro dollaro, vedete che comunque Solana è un po' ritardataria, barra di congestione, si muove sempre tra i 170 dollari e i 119 dollari, in questo momento non è riuscita ancora a rompere la situazione del prezzo di resistenza, ossia il range di prezzo di resistenza che potremmo individuare con i 200 dollari circa, vedremo se riuscirà a romperle e come si comporterà, e c'è da dire anche che comunque Solana si sta muovendo sempre all'interno di un certo range di prezzo tra gli 0,018 e 0,0030 Bitcoin, quindi diciamo che il prezzo di Solana è sicuramente abbastanza forte rispetto a Bitcoin, diciamo che sta tenendo abbastanza bene il prezzo contro Bitcoin. Andiamo naturalmente alle condizioni di dominance per cercare di capire dove si sta muovendo il mercato, se tra la parte di Bitcoin oppure dalla parte delle altcoin, quindi di Ethereum e di tutte le altre meme, token, eccetera. Comunque sia, in questo momento abbiamo un 17.65% di dominance per Ethereum, invece un 55.44% in salita per Bitcoin, quindi di alt season per Bitcoin, stagione delle altcoin non se ne sta parlando assolutamente. Cosa confermata naturalmente per quanto riguarda anche il grafico Ethereum contro Bitcoin. La forza di Ethereum in questo momento è sicuramente debole, sta toccando sempre più valori di supporto e se dovesse anche andare a rompere questo 0,05 potrebbe anche andare a toccare valori un po' più bassi sicuramente.
Quindi c'è da dire che il prezzo di Ethereum contro Bitcoin mostra sicuramente una certa mancanza di forza di Ethereum contro Bitcoin, e quindi di altcoin season non possiamo dare in questo momento conferma in modo assoluto, purtroppo. Andando naturalmente a parlare di ETF che potrebbero naturalmente spingere ulteriormente il prezzo di Ethereum verso all'alto, sicuramente gli ETF di Ethereum che verranno approvati, almeno secondo indicazioni di analisti di Bloomberg, potrebbero naturalmente sostenere e spalleggiare naturalmente anche Bitcoin, dovrebbe essere approvato praticamente nell'intorno di questi giorni, nel mese di luglio, se non il 23, comunque in questi giorni. Quindi sicuramente questo potrebbe dare una spinta all'ETF, ai fondi di investimento basati su Ethereum e non Bitcoin, quindi anche Ethereum entrerebbe a far parte di quella tipologia di criptovaluta utilizzata dai fondi di investimento istituzionali per comprare naturalmente grandi quantità. E quindi permettere l'accesso anche a denti di una certa grandezza, quindi di grandi anche quantità dal punto di vista degli acquisti diciamo delle criptovalute o dei fondi di investimento ETF basati non più solo su Bitcoin, ma anche su Ethereum. Quindi sicuramente questa è una notizia che è importante. Naturalmente c'è anche da dire che Bitcoin è in ipervenduto dopo il sell-off del governo tedesco con ARK Invest. Quindi c'è da dire anche questa situazione. Il governo comunque laburista britannico seguirà l'esempio della Germania e quindi liquiderà anche i suoi 61.245 Bitcoin. Questa è naturalmente domanda che ci si chiede, naturalmente, se ci sarà anche dal punto di vista del governo britannico la vendita di come ha fatto anche la Germania. Poi naturalmente c'è anche Binance Stati Uniti che ottiene il via libero per investire gli asset dei clienti in un buono del tesoro statunitense, e quindi il prezzo di Ethereum potrebbe invece diminuire una volta che venga terminato diciamo l'hype da parte dell'attesa degli ETF, perché naturalmente potrebbe essere già scontato nel prezzo attuale la decisione di approvare i fondi di investimento ETF basati su Ethereum. Naturalmente entrano in vigore le severe leggi della Corea del Sud sugli exchange di criptovalute, e quindi ci sono sicuramente news da questo punto di vista. Naturalmente le news potrebbero anche essere concluse, ma naturalmente c'è da dire qualcosa anche sui token, quelli in voga per il momento, anche che non sono stati magari neanche lanciati o se siamo in fase di pre-market, come Hamster Combat. Naturalmente Hamster Combat sta facendo faville da tutti i punti di vista, sia anche l'azienda con i guadagni dovuti alla pubblicità o alle inserzioni o alle visualizzazioni di YouTube, eccetera, eccetera. Sicuramente gli iscritti sono centinaia, c'è più di 100 milioni sicuramente su Telegram o su YouTube, sui vari canali, e naturalmente gli attivi che stanno lavorando, diciamo, utilizzando l'app del gioco per tappare, aprire, comprare NFT in quantità anche enorme, e seguire naturalmente le missioni periodiche all'interno dell'app del gioco. Naturalmente è un gioco di carte NFT che non si sa bene come potrà essere sviluppato nel futuro, una volta che verrà la moneta, il token essere listato direttamente. Ancora non sappiamo se sarà listato soltanto decentralizzato oppure anche sui mercati centralizzati. Se ci sarà, sicuramente Hamster Combat potrà veramente esplodere, quindi potrebbe anche dare non solo airdrop monetari, quindi un certo quantitativo di token, di monete ottenute, naturalmente raggiungendo determinati profitti per ora, oppure in base anche alle carte che si hanno, oppure al numero di iscritti o amici invitati. Ancora non sappiamo quale sarà l'ammontare, ma sicuramente potrebbe essere importante questo Hamster, che ribadisco è un token all'interno dell'ecosistema di Ton, quindi di Telegram, il Tone Wallet. Non è sicuramente uno scam, naturalmente, per coloro che possono pensare allo scam, perché non c'è da mettere nessun quantitativo di denaro, non c'è da condividere chiavi private, eccetera. Si può direttamente utilizzare il wallet di Tone. Quindi in pratica verranno accreditati direttamente al suo interno. Basta stare un po' attenti a quel che si fa e a chi abilita o si forniscono informazioni sensibili, però in generale diciamo che questo Hamster Combat si sta muovendo molto bene, e la sua app, vedete, questa che si può visualizzare nell'immagine, sta dando molti frutti. Adesso siamo a livelli a 11 livelli per quanto riguarda il massimo del raggiungimento, e quindi
molti dovranno anche cercare di accumulare grandi quantità di denaro per cercare di raggiungere i livelli più alti, che potrebbe essere anche, diciamo, una fondamentale punto di attenzione da parte dell'azienda per poi rilasciare i quantitativi maggiori di token ai possessori potenziali possessori dell'airdrop in futuro. A parte naturalmente questo discorso, visualizziamo la situazione in leggero recupero, almeno per quanto riguarda la capitalizzazione del mercato del giorno. Invece, se guardiamo la giornata odierna, vedete che quelli che hanno fatto crescita maggiore, stiamo parlando di Core, di Rune, e naturalmente di Mog, Beam, Flock, Inge, Solana 3%, però diciamo la situazione è questa. Invece per quanto riguarda la situazione delle prime 10 criptovalute, potete osservare che abbiamo Bitcoin al primo posto con un 11% di salita nelle ultimi 7 giorni, 9,57% per Ethereum, dollaro Tether stabile alla terza posizione con un aumento addirittura del market cap da 112 milioni di una settimana fa a 114 milioni attuali, BNB in quarta posizione con 87, quinta posizione per Solana con 80 miliardi di capitalizzazione con un 20% di salita del prezzo negli ultimi 7 giorni, quindi sicuramente molto forte. Sesta posizione per il dollaro Circle, USDC, che è sesta posizione con 34 miliardi di capitalizzazione. Settima posizione per Ripple, 32 miliardi, Dogecoin ottava, Toncoin nona posizione, 18 miliardi di capitalizzazione, e poi alla decima posizione vediamo Cardano. Naturalmente nelle ulteriori 20 posizioni ci sono le altre più importanti, diciamo sicuramente criptovalute, che mantengono una certa anche importanza in termini di miliardi di valore, di capitalizzazione, ma naturalmente si muovono all'interno e si oscillano in base a piccole oscillazioni di mercato. Stiamo parlando naturalmente che dalla undicesima in poi, diciamo che no, ecco, sotto i 10 miliardi, che stiamo parlando quindi di Shiba Inu, ci sono Polkadot, Chainlink, Bitcoin Cash, Near Protocol, Litecoin, quindi comunque ci sono delle criptovalute come Litecoin, Bitcoin Cash, che non dico che sono morte, ma sono sicuramente delle criptovalute che non hanno più nulla da dire, che mantengono, diciamo, il loro mercato di capitalizzazione con magari movimenti molto bassi dal punto di vista del volume giornaliero. Come potete osservare, Litecoin si muove con 210 milioni di dollari di movimentazione, oppure Bitcoin Cash 198 milioni. Vedete che invece salendo al di sopra nelle prime 10 posizioni ci sono delle criptovalute che mantengono il miliardi di movimento di capitalizzazione. Vedete Bitcoin 18 miliardi di volume nelle 24 ore, 9 miliardi Ethereum, 37 miliardi dollaro Tether, 1 miliardo BNB, 1 miliardo e 8 Solana, 3 miliardi USD Circle, 1 miliardo e 2, vedete comunque ci sono fino all'ottava posizione 1 miliardo e rotti comunque fino a Dogecoin di movimento di volumi nelle 24 ore. Vedete che Toncoin e poi alla decima posizione Cardano, siamo ancora lontani, stiamo parlando di 137 milioni, diciamo che dalla ottava posizione, dalla nona posizione in giù si stiamo parlando come movimenti nei volumi giornalieri di poco conto, comunque valori molto più bassi rispetto alle prime 8 posizioni. Quindi credo naturalmente, ragazzi, che con queste informazioni abbia concluso la panoramica della situazione del prezzo, ribadendo naturalmente si tratta di dinamiche che sono naturalmente da affidare alla vostra personale decisione, perché non sono consigli finanziari, ma si tratta semplicemente di analizzare e condividere dei concetti teorici e naturalmente darvi un input che può essere, diciamo, di tipo statistico, di tipo di analisi tecnica, basato proprio sulle informazioni e dai concetti naturalmente delle notizie di mercato, che comunque sono sicuramente interessanti. Spero di esservi stato utile con questo aggiornamento. Grazie, ciao e alla prossima.